Per me è sempre un grande piacere tornare a Ferrara, tornare soprattutto in questa occasione in cui presentiamo 5 giovani candidati di Gioventù Nazionale nella lista di Fratelli d'Italia, quindi del movimento giovanile del nostro partito, alle elezioni comunali. Il capolista è il nostro Alessandro Balboni, che ha già fatto l'assessore. È davvero una grande emozione, un grande orgoglio vedere così tanti giovani che si impegnano in politica e che vogliono dare il loro contributo per migliorare la loro città. Stiamo parlando del primo movimento giovanile d'Italia all'interno di una città che è migliorata molto durante l'amministrazione Fabbri. Pensate che è la quarta città per qualità di vita dei giovani, e questo anche grazie al grande lavoro dei nostri ragazzi, del partito e di questa amministrazione. Puntiamo a vincere al primo turno e a mettere energie nuove all'interno di questo comune. Fratelli d'Italia presenta la lista dei candidati che sono esperti, hanno competenza, persone per bene, professionisti, medici, imprenditori, persone comuni. Abbiamo anche una lista che è animata da molti giovani. Io ho 31 anni, ma ci sono altri 4 ragazzi che sono under 30 alla nostra lista, che vogliono portare un valore aggiunto, una passione per Ferrara e un amore per la nostra città. C'è molto lavoro da fare perché questa giunta sicuramente ha cambiato Ferrara. Io come assessore all'ambiente ho portato un valore aggiunto a questa città, ma siamo consapevoli che il lavoro non è finito e che abbiamo ancora molte sfide. Dalla sicurezza al lavoro, attirare l'imprenditoria, sviluppare un rapporto corretto con l'università e riuscire a trasformare i 28.000 studenti universitari non solo in un indotto economico e culturale per la città, ma anche i futuri cittadini residenti di Ferrara. Anche in questa circoscrizione elettorale abbiamo un candidato del nostro movimento giovanile, Stefano Cavedagna, alle elezioni europee, quella che per noi è davvero un'elezione fondamentale, un vero e proprio appuntamento con la storia, perché possiamo portare il modello italiano in Europa, mandare a casa la sinistra anche a Bruxelles e costruire un'alleanza di centrodestra capeggiata dal Partito Conservatore Europeo. Anche qui una sfida importante per le giovani generazioni, perché i giovani in Europa non possono più essere soltanto un progetto Erasmus.